arriva, 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 arriva! Benvenuti alla 19ª edizione di Miss Cilento Vano di Diana Alburri, che ormai è serata all'indomani della vittoria di Daniela Ferolla a Miss Italia. Ho creato questa manifestazione che promuove il territorio e la dieta mediterranea. Ho congiunto il Cilento con il Vano di Diano e attraverso queste manifestazioni ho lanciato tante ragazze nel mondo dello spettacolo, quali Ludovica Frasca, Melina a Striscia la Notizia per 3 anni, Vincenzo Botti che ha fatto Ciao Darwin, Temptation Island, Capodanno di Rai 1, Miss Italia Curvi 2015, Serena Rossi che avete visto protagonista ultimamente della fiction Mina Settembre, ancora Raffaella Fico che ha fatto Grande Fratello e Isola dei Famosi, ancora Maria Laura De Vitis, vincitrice quest'anno della Pupa e Secchione in finale quest'anno all'Isola dei Famosi, ancora Anna Tancredi, attrice in diverse fiction Rai, quest'anno tra i protagonisti di Gomorra 4. E poi ultimamente abbiamo attraverso le nostre sfilate lanciato le ballerine zie e nipoti che hanno 20 milioni di follower su TikTok. Nessuno in Italia ha il mio record nel campo dei concorsi di bellezza. Ho vinto 3 titoli nazionali e con Sofia Melutri Marco nel 2019 ho portato il Cilento ad Atlanta a classificarsi al 21º posto. Quindi io sono imbattibile per quanto riguarda i concorsi di bellezza. Nessuno mi può battere. Stasera, arrivando qui, ho parlato con una ragazza poverina che sta a Roma, Meldolino. Mi hanno fatto pagare 2000 euro per un corso di portamento e per delle fotografie e poi non ho fatto niente. Noi le fotografie le facciamo gratis e indichiamo dove devono andare le ragazze. Mi chiedono, ma perché solo le 2 ragazze vanno in televisione, vanno a Ciao Darwin, vanno davanti a un altro? Perché noi le seguiamo e le portiamo avanti, invece gli altri pensano soltanto alla tasca. Sì, io sono un organizzatore povero, però sono felice perché ho portato la bellezza del Cilento a conquistare il mondo. Stasera eleggeremo Miss Melina, che parteciperà alla finale di Miss Cilento il 30 agosto, che si terrà a Voglia Oscea o a Casalberino, ancora non abbiamo deciso. E Miss Sagra della Parmigiana, io voglio fare un applauso agli organizzatori della Sagra della Parmigiana, che dopo anni tristi finalmente hanno visto questa manifestazione. Molti mi dicono, Limo, ma perché si chiama Sagra della Parmigiana? Io vengo lì e mi mangio il pollo, mi mangio. Perché si chiama Sagra della Parmigiana, poi tu ti mangi il pollo, ti mangi i fusilli, io un'altra cosa. Comunque è importante ritrovarsi sempre qui. E io sono felice perché...